Allora, siamo con Claudio Cimelli, uno dei tre organizzatori dello Startup Weekend di Napoli. Allora, Claudio, l'anno scorso io ti ho intervistato a Napoli, partecipavi a uno Startup Weekend e lo hai vinto. Dopo un anno, ora lo organizzi. Che cosa è successo in quest'anno? Beh, ovviamente prima di tutto chi più di me poteva farsi testimone e carico di riportare questo fantastico evento a Napoli? Chi più di me poteva conoscere appunto i benefici di un evento del genere? Benefici che si sono concretizzati per me nell'ultimo anno, prima di tutto nella realizzazione e nell'affermazione di un team che ho conosciuto proprio a Startup Weekend Napoli 2013. Si è concretizzato poi nello sviluppo di un progetto che stiamo per rilasciare, ossia Agon, l'autostop digitale, e soprattutto nell'ingresso avvenuto a luglio presso l'acceleratore Working Capital di Catania, dove abbiamo ricevuto un investimento da parte di Telecom e soprattutto abbiamo avuto modo di concretizzare il nostro lavoro e rendere concreto appunto il nostro progetto, che all'epoca era soltanto un'idea. Quindi un anno tutto di corsa. Senti, dacci due numeri di questa edizione dello Startup Weekend di Napoli. Allora, 100 partecipanti, uno più uno meno, dobbiamo un attimo contarli precisamente, ben 30 idee proposte, 12 di queste selezionate e passate alla fase finale, quindi una media di circa 8 componenti ogni gruppo, di cui più o meno una metà figure di business e di marketing, e un'altra metà divise tra software developer e designer. Quali sono i temi principali delle start-up trattati? Beh, il Startup Weekend Napoli 2015 ha come tema verticale quello della sharing economy e infatti, diciamo, chi più chi meno, praticamente tutte le idee proposte toccano il tema della sharing economy e siamo sicuri che idee del genere possano adattarsi appieno a quelli che sono i principi appunto di questo tema verticale. Quindi siamo contenti che hanno seguito bene le nostre istruzioni iniziali, quelle di proporre idee attinenti al tema. Siamo con alcuni dei ragazzi che partecipano allo Startup Weekend di Napoli. Allora, quali sono i vostri nomi? Stanislao Elefante, Francesco Gallo, Gaetano Rebecchi. Il Ok, qual è il vostro team e qual è l'idea? nostro team ce l'avete parte qui presente, tra cui c'è Francesco che è il designer e Rebecchi Gaetano che è, diciamo, responsabile business marketing. La nostra idea è, Già avete un'azienda, già vi siete strutturati. diciamo che è un team eterogeneo, perché ci sono tutte le figure professionali necessarie alla nascita di una startup. La nostra idea si chiama Mio Garage ed è una mobile app che permette agli utenti di condividere, quindi una condivisione, permette agli utenti di condividere box auto inutilizzati. In questo modo otterremo che chi ha bisogno di un parcheggio può utilizzare i box inutilizzati da parte di altri utenti tramite la nostra piattaforma. Senti, ma ce ne sono molti di garage inutilizzati? Suppongo proprio di sì, perché se consideriamo che in Italia circa 18 milioni di automobilisti, diciamo, il giorno vanno al lavoro, andando al lavoro lasciano il proprio box auto vuoto. Questo box auto, Quindi tu parli di una disponibilità temporanea, ecco, quindi no. disponibilità temporanea, questa è la parola chiave, perché noi siamo il primo marketplace, la prima piattaforma che permette al consumatore di offrire un servizio al consumatore. Quindi non si parla di una società, un garage societario che dispone ad un privato un garage, ma parliamo di un consumatore che ha una disponibilità oraria e la mette a disposizione degli utenti che hanno la necessità di parcheggiare. Senti, ma non ci sono problemi di privacy, cioè io immagino che il mio garage avrei difficoltà a renderlo disponibile a chiunque. Chiaramente la difficoltà c'è ed è relativa alle proprie cose, ad esempio all'accesso in casa, però nel momento in cui una persona, un privato, che sa che da un garage inutilizzato, infruttuoso, tramite questa piattaforma può guadagnare dai 10 ai 15 euro al giorno, inizia a pensare, vabbè, le mie cose le sposto, vabbè, metto una serratura e niente. Ok, sentiamo gli altri ragazzi. Allora, voi di cosa vi occupate? Io di design, in generale, design prodotto, design comunicazione. E abbiamo curato un po' la parte di comunicazione di quest'app, perché comunque è importante il comunicare e il diffonderla, perché
avere un potenziale e poi nessuno non lo conosce e soprattutto renderla semplice, perché ci sono comunque all'inizio c'erano delle criticità che abbiamo dovuto sviscerare, come appunto la sicurezza, e abbiamo un po'... Ok, la vedremo tra poco. Ok, invece tu? Io mi occupo di economia, studio ancora economia come alcuni che fanno parte del team. In realtà volevo aggiungere qualcosa a quello che hanno detto i miei colleghi riguardo alla sicurezza. Non intendiamo soltanto il box auto, ma qualunque posto auto, quindi anche non interno all'abitazione, dove diciamo non ci sono problemi appunto di furti, di sicurezza e cose simili. Ci sono zone che di mattina sono uffici e poi comunque stanno in determinati contesti e che poi dopo la sera sono posti vuoti, inutilizzati, quindi è un peccato e sarebbe giusto sfruttarli. Ragazzi, come vi è sembrata questa partecipazione allo Startup Weekend? Beh, dura. Io ho 20 anni, sono al primo anno di economia, sono entrato in un mondo che avrei forse dovuto conoscere, essendo il mio settore quello economico. Però mi sono reso conto che è proprio un nuovo mondo. Sono entrato al contatto con concetti quale business model canvas, fondamentale per la nascita di una startup. Sono entrato in contatto con il pitch elevator che faremo dopo, e sul serio, un'esperienza durissima senz'altro, però penso che... Vi siete pure divertiti, no? Diciamo... Avete lavorato troppo. Faccia perplessa, diciamo di sì, il divertimento, anzi il piacere, è nel conoscere persone che condividono i tuoi stessi pensieri. Questo è il piacere migliore. Ragazzi, in bocca al lupo. Crepi.